Inaugurata nel giardino di Villa Tarantini in Piazza Europa a Maratea, la mostra del fumetto Bang Crash Gulp, alla scoperta del fumetto tra storia, letteratura e cinema. Progetto a cura della Biblioteca Civica di Lissone in provincia di Milano. L'allestimento della mostra è a cura del professore Raffaele Iannone. A seguire, l'interessante relazione del professore Leonardo Acone, docente di letteratura per l'infanzia all'Università di Salerno. A partecipare, naturalmente, il presidente del Centro Culturale José Mario Cernicchiaro, la professoressa Tina Policiano, che ha salutato i convenuti, così come ha fatto il sindaco di Maratea, avvocato Daniele Stoppelli. Al professore Leonardo Acone abbiamo chiesto se il fumetto è letteratura oppure no. Ascoltiamo la sua risposta. Assolutamente sì, con gioia sono tornato al Centro Culturale Cernicchiaro a Maratea dopo l'esperienza bellissima del premio Maratea di luglio e sono tornato nella mia veste di docente di letteratura per l'infanzia perché il fumetto è una forma di letteratura che tra l'altro è indirizzata ad un pubblico molto più vasto di quanto non si pensi. È una forma narrativa crossover che va da, come si suol dirsi, da 0 a 99 anni. Ugo Pratt la definiva letteratura disegnata. Io penso che sia la formula più idonea perché è una forma di comunicazione che sta in bilico tra la narrazione delle immagini e la narrazione del testo. Forse addirittura potremmo dire che è una letteratura ancora più potente. Noi la stiamo guardando in qualche maniera, ecco, ce la può descrivere in tempi televisivi, professore? Certo, la mostra è una efficacissima ricostruzione storica dell'esperienza narrativa del fumetto, quindi parte dalle origini, parte da Yellow Kid, quindi dall'inizio, dalla fine dell'Ottocento e arriva fino ai nostri giorni, spaziando tra l'altro in maniera trasversale anche oltre i confini nazionali, andando a recuperare le origini anche delle differenti tecniche e delle differenti dinamiche narrative che i vari autori hanno espresso nel corso degli anni. Con la collaborazione della Biblioteca Civica di Lissone è stato possibile mettere in piedi un percorso storico che veramente restituisce una grande possibilità di fruizione per il territorio e per il pubblico che vorrà visitarlo. Professore, l'ultima domanda le faccio. Ecco, lei torna a Maratea, abbiamo detto, dopo una serata splendida del premio Maratea. Ci sono altri progetti che il professore Acone ha in cantiere con la città di Maratea? Allora, innanzitutto sono onorato di essere ospite, mi ritengo sempre ospite di questa città e veramente si lavora bene perché c'è un tessuto sociale e culturale elevatissimo. C'è in cantiere innanzitutto il potenziamento e la riproposizione del premio Maratea che ha avuto un successo enorme e che ci promettiamo di ampliare e di confermare nel livello culturale già espresso durante quest'anno. Poi con il centro culturale guidato dall'amica Tina Policiano ci sarà modo di pianificare tutta una serie di attività che durante l'anno ci vedranno protagonisti sempre per la divulgazione culturale e per l'arricchimento del territorio e delle nuove generazioni. Professore, bentornato e buon lavoro. Grazie, grazie sempre.